notte, lungo le strade sassose di Nicola, si udivano strani rumori. Solo qualche coraggioso si affacciava, ma non vedeva nulla. Ma chi sarà mai? Non vedo proprio nessuno! È proprio un mistero! Voglio proprio scoprire il mistero, però che paura! Chi sarà mai? Che strana figura! Non ne posso più! Non voglio l'antenna della TV, ma solo degli ulivi nella piana laggiù! Chi sei? Perché ti lamenti e spaventi la gente del paese? Mi dispiace, non volevo spaventarvi, volevo solo avvertirvi che tanti ulivi verranno sradicati per mettere un ripetitore. Oh no, a me pane e olio piace troppo, ti aiuterò. È mattino, il sole augura il buongiorno. Buongiorno a tutti. Ginetto chiese aiuto al nonno, che gli suggerì una filastrocca magica. Nonno, nonno, aiutami! D'accordo. La notte seguente, Ginetto e il fantasma si recarono nella piana e recitarono la formula magica. Aiule catà muse, catà profitta lusinghe, tuli lem, blem, blem, tuli lem, blem, blem. Il giorno dopo, gli operai tentarono sradicare le piante, non vi riuscirono e gli ulivi furono salvi. Che fatica! Non ne posso più! Basta, andiamo! Felice il fantasma ritornò a dormire nella cavità di un albero. Pericolo scampato a nanna! Ginetto e gli abitanti del paese fecero una grande merenda a base di pane ed olio. Buono pane e olio! Che bontà! A stasera per lucciole! Lucciola, lucciola, bella! Tutto è bene quel che finisce bene.